La CGIL guidata da lei ritiene la TAV un'opportunità, una risorsa o qualcosa che invece non va fatto? La CGIL, essendo una grande organizzazione, al suo interno nella discussione pensa che tra le opere che vanno affrontate ci sia anche questa. Poi quello che pensa il sottoscritto, che aveva qualche dubbio e che personalmente può continuare ad averlo, oggi non è l'elemento. Essendo il segretario generale, è chiaro che c'è un'imposizione generale che va fatto, ma qui mi permetto di dire, più di continuare a chiedere cosa pensa la CGIL, provi a chiedere cosa pensa il governo, perché non si è mica ancora capito cosa vogliono fare, no? Quindi anziché continuare ad andare in giro a chiedere cosa pensano gli altri, bisognerebbe che questo governo decidesse che cosa vuol fare. Nella nostra piattaforma c'è la richiesta al governo di un piano straordinario di investimenti, non solo sulle grandi opere, ma un piano di investimenti che affronti anche il problema della manutenzione del territorio, della rigenerazione urbana che qui abbiamo discusso, ma anche delle infrastrutture sociali. Non ci sono solo le infrastrutture materiali che mancano, soprattutto nel mezzogiorno, ci sono anche le infrastrutture sociali che riguardano la sanità, che riguardano gli asili, che riguardano il lavoro di cura. Quindi il punto è che noi non ci siamo limitati a chiedere di ripartire con le grandi opere, noi stiamo dicendo che ci vuole un piano straordinario di investimenti per uscire dalla recessione in cui siamo entrati e per recuperare i ritardi che questo Paese ha accumulato.